cambio al vertice dell'Associazione Italiana Sommelier Puglia, chiamata nei giorni scorsi al rinnovo degli organi sociali. Giacomo D'Ambruoso è il nuovo presidente regionale, confermato in Consiglio nazionale Giuseppe Baldassarre. Servizio. Dopo oltre 20 anni che hanno visto alla guida dell'associazione Vito Sante Cecere, l'AIS Puglia ha un nuovo presidente, a essere eletto Giacomo D'Ambruoso, con un progetto in piena continuità con il mandato del suo predecessore. È un grande lavoro di squadra. Ovviamente io mi avvicendo a Vito Cecere, un grande presidente, uno che ha tenuto in mano l'AIS per 20 anni, ma soprattutto non favorendo l'avvicinamento con me, che ero vicepresidente, quindi ho lavorato sempre dietro le quinte, ma soprattutto ho formato una grande squadra fatta da bravi delegati, da consiglieri e una grande segreteria che in questo momento per le elezioni ha funzionato benissimo. Abbiamo deciso insieme di nominare presidente emerito Vito Sante Cecere per il gran lavoro svolto fino ad oggi e anche il vicepresidente Amedeo Pasquino, che lascia praticamente in questo momento la posizione delegato in favore di Marco Albanese. Però lui viene nominato vicepresidente emerito e quindi rimane con noi in continuità nel passato e nel futuro ci servirà una grossa mano anche da parte loro. Gli oltre 1600 voti espressi dai soci dell'AIS Puglia portano la regione al secondo posto, dopo la Lombardia, per numero di votanti, segno del grande lavoro di squadra realizzato dalle delegazioni territoriali che rappresentano l'anima dell'associazione. Grande impegno delle delegazioni da nord a sud della Puglia, hanno lavorato tutti benissimo e si è visto dal grande risultato ottenuto. Abbiamo ottenuto 1665 voti, soci che sono venuti a votare per l'AIS, quindi per il presidente, per la squadra, delegazioni che lavorano bene sul territorio, non solo con gli eventi ma anche con i corsi e con i corsi che programmeremo in futuro. Le elezioni, tenutesi per la prima volta in modalità online, hanno visto la riconferma in Consiglio nazionale, con quasi 6500 voti, di Giuseppe Baldassarre. Ci emoziona, in qualche modo ci dà veramente una spinta all'impegno, questa riconferma di fiducia da parte di tantissimi sommelier, non solo pugliesi ma di tutte le parti d'Italia. È davvero un segnale bello che testimonia anche l'apprezzamento di un lavoro che è stato fatto e probabilmente anche la fiducia che si possa completarlo e portarlo verso ulteriori mete.